Allora, gente, rieccoci nuovamente su Made in 2. Dove eravamo rimasti? Ah, sì, io vi ho detto che avrei nel prossimo video, infatti in questo video, scelto la dottrina Forza Drago o Guarigione. Ovviamente io so già a cosa puntare. Forza Drago, inevitabilmente, perché comunque non c'è niente di più bello che avere la possibilità di buffare le persone. Quindi, benedizione, aiuto del drago. Ed eccoci qua, appunto, con le nostre bellissime skill. Al momento salirei soltanto benedizione e aiuto, anche se avere tipo una skill d'attacco tipo ruggito del drago o tiro del drago, insomma, non sarebbe male. Comunque, intanto nel dubbio, loro due le alzo. Ora valuto se aumentare ruggito o... A questo punto già ho l'elmo più 6, lo scudo più 6, la corazza più 0, vabbè. Direi che col budget che ho adesso, che non è che sia tantissimo, ma neanche poco, possiamo tranquillamente farci una corazza più 6, volendo. Budget che comunque mi sono fatto andando a vedere qualche altro personaggio in qualche altro account, per cui direi che è perfetta come cosa. Io come sempre non è che ho qualche obiettivo in particolar modo, anzi, adesso forse un obiettivo ce l'ho, me lo voglio porre per questo video. Vorrei trovare almeno una Mating da distruggere, anche due se possibile, ben venga. Intanto una sicuro. Chi mi dice che io riuscirò a portare la corazza da più 0 a più 6 senza fallire? Che poi cacchio, cioè la corazza del livello 1, diciamocelo, no, non è che dà tutte queste soddisfazioni. Fino a più 4 ce l'avevo fatta. Più 5, dai, non puoi fallire, Fabro. Fabro! Sì, abbiamo la corazza più 6, che bella, come luccica tutta. Questa gliela devo. Grande Fabro, che ci hai fatto questo grandissimo e immenso favore di non farci buttare parolacce al vento così facilmente. Adesso botteghizzo immediatamente queste armi del 45. Quindi 1, 2 e questa qua e questa, beh, anche del 50. Ottimo, ottimo. Adesso che cosa devo fare? Appunto, come vi ho detto, con la difesa che ho attualmente, 128, non ci lamentiamo. Sì, ok, le missioni e tutto, sì, le devo fare, vabbè, ora comunque, tanto l'importante è che ho già tutto ciò. Male non è, male non è. Una meeting. Allora, io non lo so, non so cosa aspettarci, non lo so. Perché, comunque, anche se adesso provassi ad attaccare, mettiamo la pozione verde per andare più veloce. Diciamo che, ok, reggo, reggo. E volendosi la meeting in qualche modo si fa. Anche se togliamo veramente poco. Beh, comunque per essere livello 5 sciamani è notevole che riusciamo a cavarcela con una main del livello 15. Dico, ok, abbiamo l'equipe base più 6, eccetto per gli orecchini, bracciale, collana e scarpe, però ora vediamo. Aumentiamo qua ovviamente sempre int per il momento, almeno la porterei a 20 prima di salire salute a 10. Ora devo pensare, cosa facciamo con l'aiuto del drago benedizione? Io penso che a questo punto salirei benedizione. Sì, salgo benedizione convintamente. Perché almeno abbiamo quel 3% di resistenza agli attacchi corporali, che male non fa. Comunque siamo riusciti, non, cioè, ho preso il conto di quanto tempo effettivamente ci abbiamo messo a distruggere la Made in veramente, wow, abbiamo retto la Made in del livello 15. Beh, il cavallo nero comunque ci ha molto aiutato. Adesso pozione blu e pozione rossa. Che libro sarà? Figuriamoci. Quando mai troveremo un'aura della spada, per esempio? Quando mai? Maledetti. Ma che... Un secondo. Ma questo qua... Oddio. Aspetta. Oh, aspetta. Oh, non ti voglio rubare la... Vestito turchese. Mila, fantastico. Ok, però... Forse lo dovrei buffare. Guardate quante robe! Madonna mia! Cioè, i Made in Pasquali sono veramente... Cioè io... No... Reggerli, ci pensate cosa significa? No, io... No, aspetta. Tipo, no, aspetta, c'è qualcuno. Aspetta! No, questo qua al 30 ce la fa! Dai! Ti buffo!
Mamma mia, che cosa? Ma droppano di tutto sti cosi. Ma che roba? Madonna, pelliccia di rubo più, vabbè, dico. Io ti ho buffato un fear. Tu che mi dai in cambio? Niente, vero? Però bel nome. Buffiamo anche a Tonino. Ah, praticamente Anfear ha aiutato Tonino, a meno che Tonino e Anfear sono le stesse persone. Comunque tanta roba. Vediamo un po' questa droppa. Tutti questi vestiti, ah sì, comunque c'ero, avevo trovato anche l'abito da sposa e lo smoking, me li sono presi, sempre in uno dei tanti vari personaggi che mi ritrovo io. Qua ci vorrebbero veramente i mantelli del coraggio, con tutti questi mob qua nei paraggi, a voglia, bellissimo. Adesso vediamo un po', ah che bello. Queste campane di giada le prenderei in modo che poi le possa proteggiare. Bene. Mettimi questo. Far del male delle creature innocenti. Ok, vita 10. Bene.